Massimiliano, sta diventando difficile aprire attività in centro. Lei è un'attività, insomma, di ristorazione. Questo discorso del PUMS, ovviamente, voi non siete d'accordo, non siete d'accordo ad ampliare la zona a traffico limitato, e poi c'è la questione dei parcheggi. Ma io credo che nessuno può essere d'accordo con questo piano, perché comunque limita troppo le nostre attività, e limita il passaggio, limita tutto. Cioè, già così la città è semichiusa, i parcheggi che costano una tombola. La questione dei parcheggi è la questione principale. Sì, ci hanno tolto pure prima dalle 13 alle 16 i parcheggi erano gratuiti, perlomeno qui a Piazza Verdi. E noi in quelle ore, magari la gente parcheggiava, veniva a pranzo da me o dalle altre parti, ma magari andava anche in banca, alle poste, cioè ne approfittava per fare un po' di tutto. Perché, ripeto, cioè, il costo è esagerato, secondo me, rispetto alle altre città. Ci hanno tolto pure quello, e quindi di conseguenza io vedo molti amici che magari passano, fanno due giri, cantieri, parcheggi pieni, eccetera. Girano con la macchina due volte, tre volte, guardano a segnare con tutta la buona volontà, ma non riusciamo a parcheggiare e neanche posso parcheggiare a Porta Madonna per venire a pranzo da te. Io credo che questo problema non sia solo mio, ma della collettività. E credo che questo problema andrà anche rivolto ai cittadini, ai residenti, perché con la zona a traffico limitato anche loro, secondo me, avranno delle difficoltà ad accedere, entrare. Quindi io credo che questo punto vada azzerato, perché qua prima di parlare di zona a traffico limitato bisogna parlare della città, rimettere in ordine questa città. Anche perché vediamo che è disordinata, cioè. Qua a Vierelli sembra veramente, cioè Via Erelli, Piazza Verdi, è una zona veramente disastrata, e la preoccupazione è ancora maggiore perché dovranno partire anche i cantieri. Altri cantieri pubblici che vanno fatti, per l'amor di Dio, speriamo che riescano comunque a regolamentarli per avere un minore impatto sulla città, perché così già oggi è veramente difficile Lì con lavorare. questa situazione ha perso clienti. Tantissimo, tantissimo, perché comunque lo sappiamo tutti che Teramo è una città comoda, siamo abituati ad arrivare con la macchina veramente, e così forse magari non siamo pronti, ci dobbiamo adeguare, ben venga, però partire con il PUMS adesso, quando abbiamo una città in queste condizioni, secondo me non ci siamo per Questo niente. PUMS non sa da fare, a prescindere, nonostante questa proroga di 90 Ma non è che non giorni. si deve fare, cioè nessuno può dire non si deve fare, punto e basta. Le cose vanno ragionate, vanno studiate insieme ai commercianti, insieme alle attività, insieme ai residenti, e cercare di trovare una soluzione che vada bene un po' a tutti. È chiaro che è molto difficile, però così sicuramente no, ma anche perché si parla di chiusure, ma non si parlano di servizi, non si parla, non so, tu chiudi la città, come ci vai? La signora Maria che deve andare al supermercato a prendere il fardello d'acqua e un etto Non di può andare in salamino, bicicletta. cioè come ci va? Domanda. Certo. Ma anche noi, che fornitori, quando vengono a scaricare, ci saranno degli orari sicuramente. Ma ci E sono se... anche attività che vorrebbero aprire in questo momento, ma si pongono dei dubbi Ma assolutamente sì, degli perché qui in esercenti. Vierelli ci sono degli amici che devono aprire il supermercato, ma ci stanno Esatto. ripensando. Cioè, praticamente la signora Lorenza Panichi. Lorenza Panichi. Panichi vorrebbe aprire un'attività Vorrei. qui. Se fosse In possibile. Via Erelli, Esatto. un'attività, un supermercato, però si sta ponendo il dubbio, in questa situazione mi conviene. Cioè, sinceramente, investire per un punto interrogativo, già il momento è difficile, quindi sarebbe già un salto nel vuoto a prescindere. In più abbiamo un'amministrazione che non tutela il commercio nel centro, parlo in centro, nella maniera più assoluta, sinceramente. Quale potrebbe essere una soluzione invece? Lei, nel senso, vorrebbe presentare qualche idea, qualche osservazione a questo punto, oppure non sa da fare niente? No, ma per l'amore di Dio si può anche fare, ma con dei presupposti, cioè o comunque mettere il parcheggio una quota fissa giornaliera come si fa in tutte le altre città. Cioè io la settimana scorsa sono stata a Pescara, stiamo a parlare di un altro mondo, eppure ce l'abbiamo dietro l'angolo.
parcheggiato alla stazione, ho pagato 2 euro tutta la giornata. Cioè qui paghi fior di soldi, arrivi con 3 minuti di ritardo, ti ritrovi una multa, anche no. Io ho preso due multe in 10 giorni, cioè sinceramente non è giusto, non lo trovo corretto.